Violento nubifragio questa mattina su Piacenza e sulla parte occidentale della pianura, da Castel San Giovanni fino alla città, e che ha causato diversi allagamenti e anche alcuni incidenti. Il più grave si è verificato in via Gadolini, dove un'auto ha perso il controllo, probabilmente a causa dell'asfalto viscido, ed è finita contro un albero a lato della carreggiata, ferita in modo non grave una donna. Un altro incidente si è verificato in strada di Rio Chiappona, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare un camion di trasporto cavalli da corsa finito fuori strada. Altri interventi dei pompieri in via San Francesco, dove si è allagato un appartamento all'ultimo piano di un condominio, e in via Labò, dove l'acqua ha invaso un'abitazione. Il nubifragio ha causato anche una fiammata su un traliccio dell'alta tensione che fornisce energia elettrica alla linea dell'alta velocità, nella zona di Gerbido. Sul posto sono intervenuti tecnici delle ferrovie che hanno subito ripristinato il servizio. Pesanti disagi anche per quanto riguarda la circolazione stradale, dovuti anche all'inizio delle scuole. Le precipitazioni sono state importanti, nell'ordine dei 40-50 mm di acqua caduta. Nella notte un altro fenomeno di instabilità, meno intenso, ha colpito i territori della Bassa, da Caorso a Castelvetro fino a Corte Maggiore, praticamente escluse dai temporali le zone di montagna. Causa di questo maltempo è la infiltrazione di una massa d'aria umida nell'area anticiclonica che grava sulla pianura padana, ha spiegato Vittorio Marzio di meteovalnure.it, e che ha generato una instabilità che durerà per tutta la giornata di oggi. Già da domani il bel tempo farà il suo ritorno, con alcuni giorni caldi con temperature sopra le medie di stagione.